Eccoci, buongiorno, sono Aaron Buttarelli, sono il direttore editoriale di Motor Education e ho il piacere di salutarvi, di ringraziarvi e di aprire questo primo webinar dedicato al MIBUC, ovvero all'evoluzione del libro di testo e l'interpretazione che di questa evoluzione Motor Education fa. In attesa che le persone magari si colleghino, oltre ai saluti, ai ringraziamenti di rito, è il caso magari di richiamare rapidamente il contesto in cui appunto questo ciclo di seminari che la casa editrice ha deciso di attivare si colloca, quindi qual è il contesto normativo sostanzialmente in cui la casa editrice in questo momento opera. Brevemente, immagino che molti di voi sappiano che a partire dall'anno scolastico 2014-2015, per una serie di norme, insomma, l'articolo 11 di un decreto molto importante sullo sviluppo digitale del paese, insomma, stabiliscono che dall'anno scolastico 2014-2015 il collegio docenti potranno adottare esclusivamente manuali, opere che saranno costituiti da una parte cartacea o dall'equivalente digitale e da contenuti digitali integrativi. I contenuti digitali integrativi e le opere a cui essi si riferiscono, vuoi che siano cartacei o vuoi che siano digitali, potranno essere anche adottati e acquistati in maniera disgiunta. Insomma, questo quindi è il punto di partenza da cui muoviamo. In realtà è da diversi anni che le case editrici migliori e Mondadori Education tra di esse si sono avviate lungo un percorso di innovazione, non solo di prodotto, ma come dire un'innovazione che riguarda in generale tutta l'attività della casa editrice e il ruolo degli editori. Nell'intervento che seguirà parleremo quindi di uno degli aspetti di questo processo importante. Parleremo quindi della forma che il libro, quello che una volta si chiamava libro di testo, assumerà nella, come dire, politica editoriale di Mondadori Education. E in realtà, parlando di libro, quindi riferendoci allo strumento, immagino che sia facile capire e comprendere che quando si parla di strumenti, in realtà le ricadute sulle modalità dell'insegnamento, sulle possibilità di personalizzare l'insegnamento stesso, sul recuperare quegli aspetti motivazionali che gli esperti considerano decisivi affinché appunto l'apprendimento stesso sia efficace, le ricadute, dicevo, sono pesantissime. Sono molto importanti, non le stiamo adesso qui a richiamare perché, ripeto, non è questo l'argomento di oggi. Altri interventi seguiranno, poi brevemente vi farò un breve accenno a quali saranno gli appuntamenti delle prossime settimane, appuntamenti che comunque potete trovare sul sito della casa editrice, quindi la settimana prossima rilasceremo una prima agenda che poi via via si arricchirà e verrà aggiornata. Noi crediamo come casa editrice che l'innovazione digitale debba essere accompagnata, quindi il nostro ruolo è un ruolo, come dire, proattivo, è il ruolo che tutti gli editori migliori in questo momento stanno svolgendo, e che si debba e si possa accompagnare l'innovazione, finché l'innovazione poi abbia ricadute reali e sostenibili nelle classi della scuola italiana. Quando parliamo di innovazione, parliamo sì di innovazione di prodotto, ed è il tema della, diciamo, webinar di oggi, ma significa anche innovazione nel concepire il ruolo che la casa editrice deve avere rispetto all'evoluzione della scuola. A noi piace molto dire che a questo punto non siamo più soltanto un editore che progetta ed eroga contenuti, ma è un editore che come dire, sostiene un processo di formazione rivolto ai docenti,
senza il quale qualsiasi innovazione, la più mirabolante, la più tecnologicamente voluta, non ha poi, come dire, alcun significato e alcun senso. Innovazione vuol dire anche usare strumenti di comunicazione innovativi come quello che oggi per la prima volta usiamo. Io prima ho fatto cenno all'utilizzo del webinar. Webinar è un bel neologismo che sta a significare sostanzialmente un seminario online. Web sta per web e seminar, e quindi è il seminario online. Lo facciamo in presa diretta perché ci piace parlare direttamente agli insegnanti. Questo è il nostro ruolo, questo è il nostro compito. Agli insegnanti ci rivolgiamo perché crediamo che senza la mediazione del docente qualunque tipo di innovazione rischia di essere sterile o di far parte, come dire, di una narrazione un po' ideologica che alla fine però, come dire, non cambierà significativamente le scuole. Di cambiamento invece nelle scuole c'è bisogno. Vi accenno brevemente quali saranno i temi dei prossimi webinar, che ripeto potrete trovare elencati poi nel nostro sito nelle prossime settimane. Ne cito qualcuno ad esempio, giusto per dare a voi tutti il senso del nostro lavoro. Ci soffermeremo nei prossimi appuntamenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie nei diversi ambiti disciplinari. Quindi vedremo come ogni disciplina, in base al proprio statuto, alla propria tradizione e alla propria, come dire, missione, richiede un utilizzo di tecnologie che, come dire, può profilarsi in modo specifico. Parleremo ovviamente delle tecnologie come grande possibilità per concretizzare, rendere reale la politica educativa che viene denominata come inclusiva, ossia tutte quelle strategie didattiche rivolte ai cosiddetti bisogni speciali, bisogni educativi speciali, e non soltanto quindi i disturbi specifici di apprendimento, ma come più in generale la categoria dei bisogni educativi speciali. Parleremo anche di CLIL, ovvero appunto di quell'insegnamento del disciplinare fatto in lingua straniera, e così via. Insomma, una serie di temi che via via, a seconda anche, come dire, della stagione, dell'importanza che questi temi assumono nel calendario scolastico, si presenteranno. Per esempio, pensando al tema autunnale, mi viene da dire che una grandissima questione con cui dovremo probabilmente confrontarci nei prossimi anni sarà quella della valutazione. La valutazione non solo in termini di valutazione degli output educativi, ma valutazione sistemica degli istituti, della qualità dell'insegnamento, e una valutazione anche relativa all'efficacia delle tecnologie didattiche nell'insegnamento. Che, come voi sapete, come dire, la letteratura scientifica non ha ancora potuto testare e provare. Allora è bene, come dire, che l'innovazione vada sostenuta, ma vada sostenuta in modo, come dire, consapevole, responsabile e soprattutto sostenibile. Quindi io ho finito questo mio, come dire, questa mia introduzione, vi ringrazio di nuovo, le iscrizioni ai seminari sono davvero numerose e ci hanno piacevolmente sorpreso, e quindi a questo punto lascio la parola a Maurizio Mattioli, che è la persona, come dire, che guida la politica digitale e quindi la politica rivolta all'innovazione per la casa editrice Mondo Education. Buon lavoro e buona giornata, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, sono Maurizio Mattioli, grazie Aaron per l'intervento preliminare. Ecco, prima di partire con l'argomento del webinar, volevo dire due parole sulla piattaforma a cui siete collegati in questo momento, che abbiamo sviluppato in collaborazione con Google, in modo che da aiutarvi ad utilizzarla. Condivido il mio schermo in modo che possiate vedere quello che faccio. Ok, perfetto.
Allora, nella parte centrale dello della pagina in cui siete, a cui siete collegati, potete vedere il video. Se volete, potete anche portarlo a tutto schermo cliccando sul pulsante in basso a destra. Non preoccupatevi se vedete un po' sgranato durante la presentazione, perché sarà mia cura ingrandire le parti importanti. Sulla destra avete un modulo che vi servirà alla fine della presentazione per pormi domande. Ricordatevi di riempire tutti i campi, compreso il codice CAPTCHA, i codici che trovate in fondo al modulo, prima di inviare. Cercherò di rispondere a quanti più quesiti possibile. Infine, se il video dovesse interrompersi, provate a rilanciare la presentazione e a ricollegarvi. Bene, partiamo con il webinar, il cui titolo è Insegnare con il MiBook, il libro di testo digitale interattivo. E partiamo dal nuovo decreto attuativo Profumo, in particolare dal punto 2 dell'allegato 1, che identifica le caratteristiche che deve avere il libro di testo in versione digitale. Non voglio entrare in analisi dettagliate, ma solo sottolineare il fatto che, con ogni probabilità, tutti noi, volenti o nolenti, il prossimo anno ci dovremo confrontare con il libro digitale. Ma il libro digitale deve per forza essere una costrizione o può essere un'opportunità? Può essere cioè uno strumento che ci aiuta nella didattica? Proviamo a immaginare questo. Se il libro digitale fosse facile da usare su qualsiasi dispositivo, sia online sia offline, ricco di contenuti digitali che consentano di integrare la didattica tradizionale con nuovi strumenti, come per esempio lezioni per la LIM, video, audio e tantissimi test interattivi, con strumenti per personalizzare la lezione, per esempio aggiungendo i propri contenuti a parti prese dal libro di testo, e ancora con strumenti per il lavoro in classe, che permettano di condividere ciò che si fa sul proprio libro con gli studenti. Se il libro digitale avesse tutte queste caratteristiche, sarebbe utile? Beh, insomma, noi crediamo proprio di sì e pensiamo di avere la soluzione, il nostro MiBook. Cercheremo di dimostrarvelo nel corso di questa presentazione, mostrandovi le caratteristiche del MiBook per ciascuno dei 4 punti prima evidenziati. La prima caratteristica che analizzeremo è la facilità d'uso. Questo significa, innanzitutto, accedere e fruire dei MiBook nel modo più veloce e semplice possibile, senza problematiche o scogli tecnologici, sia online sia offline, su tutti i dispositivi. E in effetti, la procedura per usare i MiBook è veramente semplice. La prima cosa che dovete fare è registrarvi al nostro sito, mondadoreducation.it. Dovete compilare l'apposito modulo inserendo una serie di informazioni personali. Soprattutto scegliete una username e una password che vi consigliamo di appuntarvi e digitate la vostra mail. Una volta inviato il modulo riceverete una mail che contiene un link per la conferma della registrazione che dovete cliccare entro 72 ore dalla ricezione. Completata la registrazione, potete chiedere al vostro agente di zona il saggio del libro che desiderate. Magari dicono ovvietà, ma faccio notare che questa procedura che vi sto facendo vedere è specifica per voi docenti. Gli studenti troveranno invece sul nostro sito le istruzioni per usufruire della loro versione del MiBook. In ogni caso, vi arriva un'email con un link, ve lo sto facendo vedere zoomato, che dovete cliccare. Nella pagina in cui arrivate, inserite username e password e fate clic su Vai. Se non vi ricordate la username e la password, perché per esempio non ve la siete appuntate, potete recuperarle usando il link che vedete in basso alla finestra. Una volta effettuato il login, trovate un link che permette di accedere alla versione online del libro, in questo caso Millennium Concise. Semplice, no?
È forse più difficile raccontarlo che farlo. E se si volesse fruire del mio ebook offline, beh, è altrettanto facile. Dovete usare le app di lettura. Potete equiparare questa applicazione alla libreria di casa dove mettete i vostri libri. Analogamente, le app di lettura sono librerie virtuali dove trovate i vostri ebook. Le versioni per PC, Mac e Linux potete scaricarle direttamente dal nostro sito in un'apposita pagina che vi sto evidenziando. Se per esempio volete downloadare l'app di lettura per Windows, dovete fare clic sul primo pulsante della pagina, quello che vi ho evidenziato. Una volta scaricata, installate l'app seguendo pochi semplici passaggi. Quindi lanciatela, vi appare come in figura. In questo caso è la versione per Mac. Poiché non vi siete ancora loggati in questo momento, vedete solo un libro, la guida all'utilizzo del MiBook. In realtà, a dire il vero, da martedì prossimo troverete anche il MiBook della presentazione che vi sto facendo in questo momento. Se volete scaricare la guida, fate clic sul pulsante verde Scarica. Se invece volete vedere il saggio che avete attivato, dovete far clic sul pulsante in alto a sinistra. Vedete il secondo a partire da sinistra, quello con il lucchetto. Viene visualizzata la pagina di login, in cui dovete inserire ancora una volta le vostre username e password e quindi fare clic su login. Preciso che devono essere le stesse username e password con cui vi siete iscritti a Mondadori Education. Siete collegati, vedete le copertine a questo punto di tutti i ebook a cui avete accesso. Per scaricare un ebook fate clic su scarica. Una volta scaricato, cliccate su legge per leggerlo o fate clic su cancella per eliminarlo. Ed ecco il vostro ebook offline. Nel caso dei tablet si procede allo stesso modo. L'unica differenza è che dovete collegarvi agli specifici store per scaricare le app di lettura. Ad Apple Store nel caso dell'iPad e a Google Play per tutti i dispositivi Android. Negli store cercate MiBook o Mondadori Education. Anche in questo caso scaricate, installate e lanciate l'app di lettura. Nel caso in figura vi viene mostrata l'app per Android. Effettuate quindi il login, scaricate i vostri ebook e quindi finalmente leggeteli. Alcune precisazioni. La prima è che una volta scaricato il ebook è completamente offline, non dovete più collegarvi a internet per utilizzarlo. La seconda è che nella versione definitiva del ebook pronta a luglio potrete scaricare il ebook su due dispositivi diversi, per esempio un computer e un tablet. Ricordatevi però che avete sempre a disposizione anche la versione online. Infine, avrete la possibilità di scaricare i singoli capitoli e di effettuare il download dei contenuti digitali in un secondo momento, anche una alla volta. In questo modo scaricherete solo i contenuti che effettivamente vi servono, in modo da non appesantire inutilmente il vostro dispositivo. Ma semplicità d'uso ha per noi anche un altro significato. Fare le operazioni base, per esempio sfogliare le pagine o zoomare, nel modo più immediato possibile. Restiamo sempre sulla versione Android. Tenete presente che nei dispositivi i comandi possono cambiare leggermente come forma e posizione. Il funzionamento però è esattamente lo stesso. Ecco, come vedete, il libro può essere visualizzato a doppia pagina, oppure a pagina singola. Potete sfogliare il ebook come se fosse un libro di carta, oppure usando le frecce che trovate sui lati sinistro e destro per andare rispettivamente alla pagina precedente e successiva a quella in cui vi trovate. I pulsanti che ora vi evidenzio servono invece per andare alla prima e ultima pagina del libro. L'indice che visualizzate facendo clic sui tre quadratini in alto a destra
e quindi selezionando la voce indice nel successivo menu, vi serve per andare all'inizio di una specifica sezione. Se invece nel menu che si apre, cliccando sui tre quadratini, scegliete miniature, nella parte bassa dello schermo si apre un sistema di miniature, ci ho zoomato sopra, a scorrimento, che potete usare per andare a una specifica pagina. Potete anche inserire segnalibri facendo clic sul pulsante che trovate in alto in ogni pagina. Il pulsante diventa rosso. Avete inserito un segnalibro per quella pagina. Potete usare i segnalibri per spostarvi immediatamente su pagine particolarmente importanti. Come vedete in questo caso, una pagina 140. Infine, se volete leggere meglio, potete zoomare quanto volete. Confrontate il testo in questa pagina con quello in questa. Magari non ve ne state proprio rendendo conto perché il video è un po' sgranato, ma fidatevi, si legge assolutamente meglio. Passiamo al secondo punto, la ricchezza di contenuti multimediali. Nei nostri ebook trovate centinaia, realmente centinaia di risorse digitali di diverso tipo, alcune più specifiche per lo studente, altre pensate per voi docenti. Farò una breve carrellata di oggetti che non vuole in alcun modo essere esaustiva. Vi mostrerò, diciamo, solo alcuni esempi, ma spero che rendano bene l'idea del patrimonio di oggetti che vi mettiamo a disposizione e del lavoro progettuale, autorale e realizzativo che c'è dietro. Ma prima vediamo come si fa ad accedere ai contenuti dal MiBook. Prendiamo come primo esempio una grammatica per la secondaria di primo grado, parole in azione. Nell'indice, le pagine in cui ci sono dei contenuti digitali sono indicate da un più all'interno di un pallino. Stessa cosa, stessa indicazione, la trovate anche nelle miniature. All'interno delle pagine trovate dei bollini. Per accedere agli oggetti digitali dovete cliccare direttamente su di essi. Il sistema iconografico che utilizziamo per i bollini vi permette di identificare immediatamente il contenuto multimediale a esso associato. Alcuni hanno, come vedete in questo caso, anche una breve spiegazione dell'utilizzo didattico che potete fare della risorsa. In questo caso avete una lezione. Ma vediamo un po' di esempi. Restiamo su parole in azione, il libro che vi ho mostrato prima. Il bollino che vi ho fatto vedere nella pagina precedente lancia una lezione di grammatica sul nome. Questo è un ottimo esempio di learning object, cioè di una risorsa autoconsistente e completa, pensata principalmente per lo studente. Il learning object permettono di ripassare la teoria, mettere in pratica quanto si è studiato e infine verificare il proprio apprendimento. In questa schermata vedete un esempio di esercizio. Ah, vi faccio notare anche un'altra cosa. La schermata è presa da tablet Android. La quasi totalità dei nostri contenuti ha infatti il pregio di funzionare su tutti i dispositivi. Ovviamente su tutti i nostri libri ci sono tantissimi esercizi, principalmente per l'autoverifica dello studente, come potete vedere nell'esempio che vi sto mostrando. Abbiamo utilizzato moltissimo i video perché riteniamo che si prestino a diversi utilizzi didattici, anche in sperimentazioni a più largo respiro, per esempio nelle classi rovesciate che stanno sempre più diffondendosi anche in Italia. In figura viene mostrato un fotogramma preso da un video relativo all'analisi grammaticale di una frase, quindi un ottimo esempio, credo. Forse qualcuno ha riconosciuto lo stile Khan Academy, il famoso sito educational fondato da Salman Khan, pubblicando inizialmente i video fatti da lui stesso e che poi si è trasformato in un grandissimo successo editoriale.
Cambiamo opera, parliamo di Geopolis, la nostra geostoria per il biennio. In questo caso vediamo un solo esempio di oggetto, o meglio, un esempio di una classe di oggetti. Penso che tutti conosciate Google Earth, il software di Google che genera immagini virtuali della Terra utilizzando immagini satellitari e altri dati. Abbiamo fatto una partnership con Google per utilizzare Google Earth per creare cartografia, itinerari e lezioni. In questa immagine si riesce per esempio a collocare sulla mappa un luogo del passato, Babilonia, ed alcune informazioni storiche ad esso correlate. O ancora abbiamo creato mappe attive, cliccando su uno Stato europeo viene visualizzato un pop-up con informazioni relative a quello Stato. Si possono insomma convogliare informazioni geografiche e storiche di qualsiasi tipo. Altra opera, il verbo leggere, antologia SS2. L'esempio che vi mostrerò è un po' più complesso dei precedenti. Si tratta di un vero e proprio ambiente di lettura. L'ambiente di lettura è una raccolta di testi sui quali si può lavorare evidenziando, mettendo note e inserendo segnalibri. I testi sono corredati da note testuali, note multimediali, immagini come nell'esempio che vedete e video, audio, risorse esterne come PDF ed eventuali reference come biografia dell'autore, glossario, dizionario, eccetera. Una particolare funzione permette di visualizzare le parafrasi o il testo facilitato a fianco del testo in esame. All'interno dei testi sono presenti esercizi delle tipologie standard, per esempio vero o falso, scelta multipla, risposta multipla, e della tipologia evidenza testo. Tutti gli esercizi sono autocorrettivi. Concludo questa breve panoramica, che spero vi abbia convinto della completezza e della diversità delle nostre risorse digitali, con un libro di scienze per la secondaria di primo grado, Scienze, infinite forme bellissime di Cavalli Sforza. Anche in questo caso parliamo di video, ma di diverso tipo rispetto a quello che vi ho fatto vedere in precedenza. Sono i cosiddetti fotomovie, video creati a partire da foto o disegni. Ho preso alcune schermate da un video su Newton. In generale si tratta di video di approfondimento che abbiamo realizzato per tutte le discipline scientifiche. Per le materie scientifiche abbiamo utilizzato i video per diversi scopi didattici, per esempio per la parte laboratoriale. Abbiamo creato una serie di video laboratori con esperimenti eseguiti dal vero con materiale specifico. Pur essendo stati pensati come un'introduzione alla pratica di laboratorio, possono rappresentare un'utile alternativa a essa, per esempio quando non sia disponibile la necessaria strumentazione. Sappiamo, ahimè, che purtroppo in Italia succede abbastanza spesso. Passiamo ora al terzo punto, gli strumenti per personalizzare la lezione. Ve li farò vedere su iPad, il dispositivo che al momento ne presenta di più. Tenete presente che entro inizio maggio allineeremo tutti i dispositivi. Partiamo da quello più semplice, l'evidenziatore. Attivarlo è estremamente facile. Basta fare clic sul pulsante in alto a destra. Il pulsante a questo punto diventa rosso e potete inserire un'evidenziazione. Per farlo, disegnate un rettangolo sull'area che volete evidenziare. Io in questo caso ho evidenziato la molecola dell'acqua. È possibile spostare l'evidenziazione dopo averla inserita nel punto che desiderate, oppure ridimensionarla usando il pulsante che trovate in basso a destra. Si può cambiare colore all'evidenziazione con il pulsante in alto a sinistra. Potete scegliere fino a 5 colori, in questo modo evidenziate in modo diverso tipologie di contenuti differenti. L'evidenziazione può infine essere eliminata, usate il pulsante con la X. Veniamo alle note.
Consideriamo un caso concreto. Siamo sempre sul libro del Cavalli Sforza. Volete inserire un piccolo commento alla figura della molecola d'acqua, con un link e un po' di testo e con un link a un sito per approfondire. Per prima cosa, attivate lo strumento. Ve lo sto facendo vedere. Si apre un menu, fate clic su Inserisci. Fate a questo punto clic due volte sulla pagina, la prima per chiudere il menu e la seconda nel punto in cui volete inserire la nota per aprire la finestra nota. Ecco come appare la finestra. Vediamo nel dettaglio cosa è possibile fare. Innanzitutto potete modificare il titolo. In questo caso, ingrandisco, ho digitato la molecola dell'acqua. Fate quindi clic sul pulsante a forma di matita che vedete sulla destra della schermata. Il pulsante cambia di aspetto e si trasforma in un libro, l'ho evidenziato. A questo punto siete entrati in modalità modifica e potete scrivere quello che volete. In questo caso, l'ho già fatto, ho inserito un piccolo commento. Potete poi formattare il testo cambiando per esempio il colore usando i pulsanti nella parte bassa della finestra. Si può anche selezionare una parola, come ho fatto, e inserire un link. In questo caso a un sito di approfondimento sulla molecola dell'acqua. Dovete solo fare clic sul pulsante specifico, quello con la catena, e digitare nella finestra che si apre il link desiderato. Una volta finito, salvate. Un'icona sulla pagina indica che avete inserito la nota. Se fate doppio clic su di esso, riaprite la finestra. Potete accedere alle note che avete inserito anche dallo specifico menu che aprite cliccando sul pulsante del menu in alto. La nota può, infine, essere rimossa cliccando sull'icona in pagina e scegliendo Rimuovi. Note audio. Questo è uno strumento un po' più evoluto. Le note audio vi permettono di registrare sostanzialmente un commento. Nota audio è quindi uno strumento che vi consente, per esempio, di prendere più velocemente appunti, ma può essere utile anche a studenti con disabilità. L'attivazione è simile a quella delle note, per cui insomma andrò veloce per non annoiarvi. Fate clic sullo specifico pulsante, il quarto a partire da destra, quindi su Inserisci. Quindi fate due volte clic sulla pagina. La seconda si apre la finestra audio, che è simile in tutto e per tutto a un piccolo registratore virtuale. Potete modificare il titolo. In questo caso, come vedete, ho digitato le molecole. Registrate cliccando sul pulsante record, quello evidenziato. Parlate, a questo punto, e inserite il vostro commento audio. Una volta finito, fate clic su stop. Riascoltate l'audio facendo clic su play. Una volta finito, salvate la nota. Il sistema vi avvisa quando il salvataggio sarà terminato. Anche in questo caso trovate un'icona sulla pagina, facendoci clic sopra riaprite la nota, potete accedere anche alle note audio dallo specifico menu oppure cancellarle. Concludiamo la parte dedicata agli strumenti con quello che è forse lo strumento che vi può essere più utile nell'insegnamento, le note evolute. Questo strumento vi consente di ritagliare una parte di pagina e di integrarla con testo scritto da voi e link. Vi permette, in altre parole, di creare una vera e propria lezione personalizzata. Immaginate, per esempio, di voler creare una lezione sulla materia, utilizzando il diagramma che vedete in figura e aggiungendo del testo che avete scritto. Anche in questo caso dovrete, per prima cosa, attivare lo strumento, cliccando sul pulsante specifico, e il secondo da destra.
in alto da destra. Fare clic una prima volta sulla pagina, qui cliccare inserisci, scusate, fare clic una volta sulla pagina. La seconda volta trascinate il dito, in questo caso, visto che siete su iPad, il mouse, ovviamente, se siete su un computer, sull'area che volete ritagliare. Un rettangolo rosso viene disegnato sulla pagina. Quando finite di selezionare l'area, si apre la finestra nota evoluta. Come vedete, è simile a quella delle note semplici, ma riporta anche la parte del libro ritagliata, che tra l'altro potete vedere a tutto schermo facendo doppio clic sull'immagine. Ecco. Quindi potete, come per le note, modificare il titolo e inserire il testo che volete. Un consiglio, preparate il testo in un altro programma, per esempio Word, e poi copiatelo e incollatelo nella nota evoluta. Fate prima e la formattazione, tra l'altro, viene mantenuta. Quando terminate, salvate la nota. Accedete quindi alle note evolute che avete creato dallo specifico menu. Crediamo che questo sia uno strumento veramente importante per creare lezioni personalizzate. Nel giro di un mese saranno disponibili anche altri strumenti, per esempio per garantire l'accessibilità e per scrivere testo direttamente in pagina. Per cui vi do un consiglio, mantenete la vostra app di lettura sempre aggiornata. Noi, da nostra parte, vi informeremo costantemente sui rilasci. Per chiudere questa parte, consideriamo un altro aspetto veramente importante. Come vi ho già detto, potete scaricare il mio ebook su due dispositivi e in più avete anche la versione online. In tutto, quindi, avete a disposizione tre versioni del vostro libro digitale. Il mio ebook vi consente di lavorare su un dispositivo, creando per esempio note evolute, e di ritrovare quello che avete fatto anche sull'altro dispositivo e nella versione online. Magia? No, sincronizzazione. Cosa significa? Cerchiamo di visualizzarlo con un grafico. Siete a casa, preparate la lezione utilizzando gli strumenti del mio ebook. Potete lavorare completamente offline. Una volta finito, vi collegate e sincronizzate. Il giorno dopo andate a scuola. Fate lezioni in un'aula in cui c'è un computer collegato a una LIM. Vi collegate al sito Mondadori Education, effettuate il login, entrate nella versione online del libro e trovate quello che avete fatto il giorno prima sul tablet. Se poi avete scaricato il libro nel computer che, per esempio, usate in laboratorio, potete ritrovare le cose che avete fatto sul tablet accedendo al libro e sincronizzando. Comodo, no? Crediamo proprio di sì. Ma vediamo come si fa concretamente. Supponete di aver finito di creare il materiale che vi serve per la lezione. In questo caso mi sono limitato a inserire un'evidenziazione sulla solita molecola dell'acqua. Mi sta particolarmente simpatica. Fate clic sul pulsante sincronizzazione e quello, il secondo in alto, partendo da sinistra, evidenziato, quello con le due freccine in un cerchio. Il sistema vi chiede se volete sincronizzare. Ovviamente rispondete di sì. Parte la sincronizzazione, che richiede un po' di tempo. Tranquilli, stiamo parlando di secondi, massimo minuti, non di ore. Dipende molto da quello, da quante cose dovete sincronizzare. Una volta terminata, collegandovi alla versione online del vostro libro, ritrovate quello che avete fatto sul tablet. Nel caso in figura, l'evidenziazione. Semplice e immediato, e non c'è più la necessità di avere chiavette USB, CD o altre cose. Ed eccoci al quarto e ultimo punto, gli strumenti per il lavoro in classe. Crediamo che il libro digitale debba essere una parte importante, fondamentale, ma sempre una parte di un sistema di apprendimento più ampio. Per questo, oltre al mio ebook, quest'anno abbiamo lanciato la home page personale, un luogo virtuale nella nuvola, dove trovate tutto quello che vi serve per fare didattica
contenuti innanzitutto, ma anche strumenti e servizi. Ciascuno di voi può accedere alla sua home page personale dopo essersi loggato sul nostro sito Mondadori Education facendo clic sul link da tua home page che vi ho, su cui ho zoomato in questo momento. Da qui avete accesso immediato alle versioni online dei miei ebook che avete attivato. Dovete semplicemente fare clic sulla copertina relativa, in questo caso di Scienze Infinite Forme Bellissime, per entrare nel libro. Ma nella vostra area personale trovate diverse altre cose, per esempio contenuti digitali integrativi in aggiunta a quelli che avete già nel libro, per esempio i campus, i nostri contenitori di risorse multimediali specifiche per una o più discipline e aggregate per tipologia, che potete navigare in modo molto semplice e veloce. Oppure contenuti per la vostra formazione, per esempio video tutorial, ma anche le registrazioni dei webinar che man mano faremo, compreso questo. L'accesso ai social, che vi sto evidenziando, ma soprattutto tanti strumenti per insegnare. Per esempio, le playlist, dei veri e propri percorsi di apprendimento che vi aiutano a trovare con facilità in classe i contenuti che vi servono durante le lezioni. Al loro interno potete inserire gli oggetti digitali nel nostro sito che preferite, vedete, qui ne ho inserite tre, ed integrarli con link a risorse esterne. Qua appunto c'è un link a una risorsa esterna. Ancora l'editor di test, con cui potete creare e modificare test inserendo in modo molto semplice domande e risposte di vario tipo, tra cui per esempio scelta multipla, risposta multipla, completamento, arricchendole poi con link, video, audio e qualsiasi altro tipo di contenuto multimediale. Questi test che create potete poi utilizzarli all'interno delle classi virtuali. Assegnate il compito, lo ricevete compilato dai vostri studenti e corretto e valutato in automatico dal sistema. E questi sono solo alcuni esempi. Diversi altri strumenti saranno a brevissimo a vostra disposizione. Un'ultima cosa. Ma se quello che fate sul vostro libro digitale, per esempio note audio e note volute, poteste usarlo negli strumenti della vostra home page personale per poi condividerlo con la vostra classe? Tutto questo è possibile e ve lo spiegheremo nel prossimo webinar, il 15 maggio, dedicato proprio al nostro sistema di apprendimento Libro più Web. Spero di avervi convinto che il nostro ebook è veramente facile da usare, ricco di contenuti digitali, con strumenti per personalizzare la lezione e per il lavoro in classe. E questo è solo l'inizio di un viaggio che vogliamo assolutamente fare insieme a voi. A questo punto, se avete delle domande, sono lieto di rispondere. Stacco la condivisione dello schermo e torno a voi. Eccomi. Benissimo. Allora, vediamo un po' se ci sono già alcune domande. Sì, ecco per esempio Stefania da Roma. Allora chiede, posso importare materiale autoprodotto, immagini, file o video? No, si possono inserire dei link. La scelta che abbiamo fatto è quella di lasciarvi la libertà di inserire link a oggetti esterni. I materiali potete inserirli in siti esterni, ci sono già diversi siti in cui, per esempio, tipo Flickr per inserire immagini, o Slideshare per le presentazioni in PowerPoint, una serie di siti in cui potete caricare i materiali e poi linkarli all'interno dei nostri strumenti. Vediamo un'altra. Allora, un'altra è Giovanna da Padova. Spesso in passato i materiali multimediali allegati ai libri di testo risultavano piuttosto posticci
appiccicati, quasi avulsi dal resto del contesto libro. Come li avete progettati rispetto all'integrazione della parte manualistica? Sono coerenti? Allora, come ho già dimostrato in questa breve carrellata, credo che i nostri materiali abbiano fatto un salto di qualità veramente notevole. Sono progettati ovviamente partendo dai contenuti del libro. Come ha precisato Aaron nel suo intervento, avremo modo di fare una serie di webinar appunto dedicati all'approfondimento di come utilizzare i materiali didattici nelle singole discipline. Ilaria da Salerno chiede: qual è il tempo massimo di registrazione delle note audio? Non c'è, sostanzialmente. Cercate di non registrare però ore e ore, perché i server costano. No, diciamo che occorre stare nell'ambito di massimo 10 minuti, un quarto d'ora. Un'altra domanda, Antonio da Perugia. C'è, e se sì, qual è la differenza tra un ebook, per esempio di narrativa o di saggistica, e un libro di testo scolastico digitale? Beh, credo di avervelo fatto vedere abbastanza bene. Un ebook è sostanzialmente un PDF protetto da un DRM. E il nostro MiBook, invece, come avete potuto vedere, è uno strumento completo di caratteristiche per fare didattica e di tantissimi contenuti digitali, quindi uno strumento molto più evoluto. Condivisione note, Giorgio da Crispiano, se leggo bene. È possibile condividere le proprie note semplici o evolute con gli alunni sul modello del cloud o del questionario online? Certo, sarà l'argomento proprio del prossimo webinar. Quello che abbiamo cercato di fare è un sistema integrato in cui c'è il MiBook al centro, però ci sono poi tantissimi altri strumenti che vi permettono di lavorare, quindi sia di lavorare e preparare le lezioni, ma anche di lavorare insieme alla classe. Abbiamo dato molta importanza al cosiddetto collaborative learning, crediamo molto che sia così importante. Quindi assolutamente quello che fate sul MiBook sarà possibile utilizzarlo all'interno degli altri strumenti che trovate sul libro più web, sul nostro sistema di apprendimento, e quindi sarà possibile condividerle con la classe. E Mariangela da Bisceglie, è possibile stampare alcune pagine del libro? In questo momento no, la funzionalità che non abbiamo dato, cui non, appunto non abbiamo dato disponibilità. E ancora, guardiamo un attimo, Maria Rosa da Bari, mi fa piacere che abbiate pensato all'aspetto condivisione delle note, un'altra domanda appunto sulla condivisione, testo, note volute, audio, avete pensato però a come offrire la possibilità di creare in maniera condivisa queste note, cioè qualcosa tipo Google Drive? Ci stiamo lavorando. Questo non mi posso sbilanciare di più, ci stiamo assolutamente lavorando. Michele da Reggio Emilia, complimenti per l'iniziativa. Domanda, grazie Michele intanto, domanda: è possibile impostare la griglia di valutazione inserendo le fasce di merito? Sì, sarà possibile. Anche su questo rimando al webinar del 15 maggio. Angela, insegno matematica, è possibile inserire formule utilizzando codice LaTeX? Sì, da Grosseto, scusa. Sì, il nostro editor di test, ve lo faremo vedere il 15, anche queste sono tutte domande inerenti. Il 15 mi fa piacere perché significa che c'è molto interesse. Allora, sì, è possibile. Nel nostro editor di test è possibile formattare i testi, ma è possibile anche inserire formule matematiche. C'è un editor apposta di formule matematiche che consente di inserire le formule in maniera, diciamo, visiva, ma consente anche di inserirle scrivendole direttamente in LaTeX oppure in MathML.
Un'altra domanda, quindi la risposta è sì, ovviamente. Integreremo tra l'altro il LaTeX all'interno della nostra piattaforma da qui a breve. Quindi la risposta è assolutamente sì. Un'altra domanda, Maria da Vimercate, posso scrivere note in corsivo? Sì, tra la possibilità, come ho detto, le note possono essere formattate, per esempio inserendo bold, corsivi, underline, cambiando il colore. E un'altra domanda di Giuseppina da Galluccio. È possibile correggere gli esercizi dell'alunno ed annotare errori, voti, eccetera? Certo. Sempre nel webinar del 15 sul nostro sistema di apprendimento, come vi ho accennato brevemente, abbiamo un sistema di classi virtuali in cui potete tenere traccia dei test che vengono svolti all'interno appunto di questa classe virtuale dai vostri studenti. Quindi assolutamente sì. E ancora Carla da Padova, ci sono già mi book di tutte le materie? Sì, assolutamente sì. Abbiamo fatto i mi book e potete richiederli ai vostri agenti di zona di tutte le 170 novità. Ok? Quindi potete richiederli. Da qua a fine luglio passeremo anche l'intero catalogo in formato ebook. Un'altra domanda ancora, Claudia da Roma. Ma se un ragazzo delle superiori installa tutti i libri del testo sul proprio tablet con tutti i materiali digitali, il tutto quanto spazio occupa? Avete pensato in alternativa a scaricare singoli pezzi del libro? Sì, 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 l'ho detto durante il webinar. Nella versione definitiva a partire da luglio sarà possibile scaricare singoli capitoli, ma sarà anche possibile scaricare, decidere come scaricare e cosa scaricare degli oggetti digitali all'interno del ebook. Potete decidere se scaricare tutti gli oggetti digitali oppure fruirne solo online, oppure decidere se scaricare solo quelli che vi servono. Quindi scaricate esclusivamente solo quello che vi serve. Mi sembra un'ottima offerta, ma quali sono i costi? Carla da Treviso, costi, se intendi il mio ebook, è il costo del libro, assolutamente nessun costo, ovviamente. La classe virtuale, tutto il sistema di apprendimento, voi docenti, avete tutto, i strumenti e i servizi, assolutamente gratuitamente. Innanzitutto, voi poi tra l'altro anche i ebook potete richiederli come saggi, quindi li avete assolutamente gratuitamente. Okay? E un'altra domanda di Rosaria da Perugia, sarà possibile avere uno spazio di aula digitale di scambio materiale con gli strumenti senza dover attingere a siti e spazi diversi che potrebbero disorientare gli studenti? Sì, la nostra offerta contempla il fatto di avere un sito in cui con una serie di strumenti in cui potete fare diverse cose, per esempio avete visto alcuni editor, altri ne attiveremo, potete inserire link quello che però diciamo non consentiamo di fare è quello di caricare direttamente materiali sul nostro sito, anche perché ormai ci sono tantissimi siti, quindi semplicemente mettete un link di rimando. Matteo, allora, aspettate che non leggevo, altra domanda. Edvige Maria Pia da Milano, dislessia, quali aiuti per ragazzi affetti da dislessia? Sì, come ho detto, attiveremo tutta una serie di strumenti proprio per l'accessibilità. C'è rimasto tempo magari per un'altra domanda, siamo quasi in chiusura. Facciamo altre due domande. Allora, Antonella da Como, posso inserire anche i segnalibri testuali o solo quelli riferiti al numero di pagina? Questa è una indicazione interessante. Al momento i segnalibri sono legati al numero di pagina, però potrebbe essere una buona indicazione che prendiamo
prendiamo assolutamente in carico. Vediamo. Altre domande, se ce ne sono. Maria da Mimercate, è preferibile che i ragazzi abbiano in classe un tablet personale? Beh, sicuramente aiuta a utilizzare il ebook, avere un tablet personale. E un altro, Vincenzo da Manerbio, possibilità è monitorare la progressione dell'alunno e le statistiche dei test. Sì, stiamo introducendo anche una serie di strumenti per l'analisi degli andamenti, di come vanno i singoli alunni o l'intera classe. Aspettate. Ok, un attimo. Che differenza c'è con il libro Nella nuvola degli altri editori, che è di Elena da Milano? Beh, ce n'è come. La cosa, una delle cose che posso rimarcare, e se vi invito appunto a partecipare al seminario, al webinar del 15, è appunto l'integrazione del MiBook con un sistema di apprendimento più ampio. Siamo quasi, quindi questa secondo me è la parte più interessante. Ce ne sono comunque altre. Comunque il 15 avremo modo appunto di parlare nello specifico dell'integrazione del MiBook con Libro più Web. Siamo quasi al termine, mi dispiace non poter rispondere a tutti, vediamone alcune, o almeno un altro paio, dai. Esistono, chiede Alessandra da Monterotondo, esistono esercitazioni non autocorrettive che possono essere utilizzate come verifiche? Sì, tra l'altro gli stessi test della classe virtuale che vi faremo vedere e che vi faremo vedere la prossima volta possono essere utilizzati, stampati e usate come verifiche assolutamente in classe. E vi ricordo un'ultima cosa anche, che oggi il nostro MiBook può essere scaricato gratis a chi adotta le novità di questo anno. Chiedetelo appunto al vostro agente di zona. Ok, direi che a questo punto mi dispiace lasciarvi, sono tantissime le domande che stanno arrivando, diciamo l'ultima. Sincronizzazione. Quando sarà possibile utilizzare una demo sincronizzabile? C'è già. Cioè, una demo, i MiBook che voi attualmente scaricate o utilizzate online sul nostro sito, oppure che scaricate per PC, Mac, Linux o per iPad o tablet Android, hanno già le funzioni scaricabili. Con questo direi che terminiamo, vi ricondivido lo schermo perché innanzitutto mi dispiace non essere riuscito, ma sono veramente tantissime domande. Vi ringraziamo perché avete partecipato in un numero altissimo. Ci fa piacere perché significa che l'argomento è sentito. Proprio per questo, perché purtroppo non c'è stato il tempo materiali di rispondere a tutti, come vedete dalla schermata che vi sto mostrando, se avete dubbi o domande potete scriverci all'indirizzo webinar@mondadorieducation.it. ok, scriveteci e sarà nostra cura rispondere. Al termine, altra informazione, al termine del webinar caricheremo questa presentazione sul nostro canale video, vedete qua il link, quindi chi volesse rivederlo oppure chi non ha avuto tempo di partecipare può trovarla sul nostro canale video. Infine potete richiederci un webinar, se avete un argomento che vi sta particolarmente a cuore, trovate sempre su mondadorieducation.it, trovate un form che potete compilare per richiederci un webinar. Quindi mi scuso ancora
con tutti quelli a cui non ho potuto, per ragioni di tempo, rispondere. Mi raccomando, per tutte le domande inevase, mandatele all'email che vi ho suggerito prima, quindi webinar@mondadoreducation.it, e risponderemo nel più breve tempo possibile. Ci fa piacere, appunto, avere anche, appunto, opinioni su come trovate anche questo nuovo mezzo di formazione. Vi ringrazio e vi rimando al prossimo webinar. Grazie a tutti, buonasera.